Nel 1512, a Firenze, c'è un nuovo capovolgimento di fronte, che segna la fine della carriera politica di Machiavelli. La Repubblica Fiorentina cade alla fine del 1512. È strettamente alleata con il re Luigi di Francia, che ha degli eventi politici negativi, e quindi questo dà lo spazio all'imperatore di poter favorire il ritorno della famiglia Medici. Torna la famiglia Medici e Machiavelli viene escluso dai suoi uffici. Solo che gli succede ben di peggio, perché nel febbraio del 1513 i Medici scoprono una congiura contro di loro, guidata da un Boscolo e da un Capponi. Ambedue verranno debitamente decapitati. In tasca a uno dei congiurati viene trovato un elenco di 20 possibili simpatizzanti da avvicinare. Di qui scatta allora un bando di cattura severissimo contro Machiavelli, evidentemente faceva paura. I cittadini che sanno dov'è devono dirlo entro un'ora alle competenti autorità, altrimenti i loro beni verranno confiscati. Siamo nel 1513 e Niccolò Machiavelli è qui a Sant'Andrea in Percussina, pochi passi da Firenze. È qui desileato, disonorato, privato di tutti i suoi incarichi politici, ma soprattutto è ancora sospettato di aver tramato contro i Medici nella congiura del 1512, orchestrata per reinsediare la Repubblica Fiorentina. Per Machiavelli è soprattutto un esilio dell'anima. Ma sarà proprio qui, nella solitudine e nello sconforto, ripensando alla gloria dei suoi giorni da potente ambasciatore, che scriverà Il Principe. Quello che lo torturava era la mancanza di poter stare a Firenze e di seguire gli affari cittadini. È lì che scrive Il Principe, cercando di dire ai Medici: guardate, io sono talmente competente, talmente esperto, talmente saggio nelle arti del governo che vi converrebbe riprendermi. Con la caduta del Papa si apre nuovamente uno spazio per la ripresa della Repubblica. Nel 1527 a Firenze torna la Repubblica. Forse Machiavelli poteva attendersi che la Repubblica lo rimettesse al primitivo ufficio. Invece mettono una persona assai più mediocre di lui. Lui muore poco dopo, pochi mesi dopo, qualcuno dice forse anche di crepacuore. Comunque sia, è forse l'ultima tragedia della sua vita.